Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Carrefour e partiamo subito. La prima cosa è questa cassa di mele. È una cassa di mele in cartone, in realtà sono mele Melinda, sono mele gialle e ho preso questa perché era in offerta, quindi ho pensato di approfittarne. Siccome noi le mele le mangiamo veramente tantissimo, pranzo e cena, quindi una cassa di mele come questa a noi durerà probabilmente meno di una settimana, però insomma era in offerta e quindi ho deciso di comprarla. Poi ho preso due bellissime svizzere di bovino adulto. Queste qua mi sembravano veramente bellissime. Quando le ho viste sono rimasta subito attratta, quindi queste le mangiamo già stasera, perché davvero vederle così mi fanno venire fame. Poi mi servivano i guanti per i piatti, quindi una confezione di guanti taglia S per lavare i piatti. Poi per le pulizie del lavello, della cucina, del piano di lavoro ho preso queste spugne della marca Ballerina. Sono dei panni per pulire, per asciugare, insomma le potete utilizzare come volete. Io le utilizzo di solito per pulire un po' il lavandino, il piano di lavoro, e devo dire che mi trovo bene. Poi una confezione da 4 di budini crème caramel. Poi una confezione da 2 di ricottine vallelata. Queste mi piacciono tantissimo, sia mangiate così, sia invece utilizzate per una torta salata, per condire magari la pasta quelle pochissime volte che la mangio. Quindi sono delle cose comunque che ogni tanto mi compro e che comunque gradisco. Poi una confezione di guanti usa e getta per fare le pulizie. In realtà volevo la confezione grande, però ho trovato solo questa piccola, quindi pazienza, per il momento mi adatto. Poi una confezione di filo interdentale Oral-B. Questo secondo me è il migliore. Io prendo sempre questo perché mi trovo benissimo. Poi ho preso una confezione di speck, questo confezionato che io utilizzo soprattutto per fare la pizza. Poi ho comprato 3 mozzarelle Santa Lucia. Queste sono veramente ottime. Io preferisco quelle light, però non c'erano e quindi ho preso quelle normali, diciamo non light. Comunque sono buonissime lo stesso. Poi una confezione di biscotti col cioccolato al latte. Questi sono quelli che hanno la copertura di cioccolato sopra, che sono veramente uno snack molto sfizioso e goloso. Poi una confezione di ragù Montanaro della Barilla. Questo l'ho preso perché volevo assaggiarlo. Sinceramente sono stata proprio attratta dal nome e lo volevo assaggiare. Di solito il ragù lo faccio io, lo faccio fresco a casa, che è sicuramente più buono rispetto a questi confezionati, però ogni tanto cado in tentazione e mi attirano queste cose, le voglio assaggiare, quindi adesso è uno di quei casi e quindi un po' di ragù Barilla. Stessa cosa vale per il pesto, di solito lo faccio io, però non ho trovato il basilico e allora mi sono accontentata, l'ho comprato già fatto, questo è della Carrefour, è l'unico che ho trovato disponibile. E quindi insomma lo assaggerò, vediamo come sarà. Poi ho preso degli spinaci in foglia. Anche in questo caso io volevo gli spinaci freschi, però non li ho trovati. E allora ho preso questi nella scatola, così li posso anche surgelare, perché se compro quelli già surgelati poi non li posso ricongelare. Invece io volevo fare i cannelloni ricotta e spinaci. E quindi infatti ho preso anche la ricotta, l'avete vista prima, quindi insomma siccome ne farò un po' di più poi li voglio congelare, allora ho preso questi in scatola che comunque per un ripieno secondo me possono andare bene, poi la Bonduelle è una buona marca. Poi ho preso due confezioni di noci in guscio della Carrefour, queste sono da 350 grammi, quindi in tutto 700 grammi di noci, un pacco di farina bio di Camut. Ultimamente sto assaggiando un sacco di farina un po' alternative, avevo preso quella di farro, avevo preso quella di legumi l'altra volta, adesso quella di Camut. Poi magari faccio un video sulle farine perché ne sto assaggiando un po', quindi può essere magari interessante. Comunque questa non l'ho mai provata nello specifico e la volevo provare, volevo anche provare a fare la pizza con questa farina, credo che verrà buona, insomma non ho ragione per pensare che non sarà così. Poi una confezione di barrette Kinder, quindi golosità. Restiamo ancora sulle golosità perché ho preso un pacco di crostatine di farro con marmellata di mirtilli.
Queste di solito le mangio a colazione oppure me le ruba il mio compagno e se le porta in ufficio. Quindi questa volta non so quale sarà il destino, ma siccome che lui lavorerà da casa in questo momento di emergenza, può darsi che io riesca a mangiarle a colazione. Poi ho preso i classici sacchetti per la pattumiera, quelli con le maniglie, quindi insomma niente di particolare, però sono cose che servono. Un pacco di brioche della Carrefour, questi qui sono i cornetti zuccherati. E li ho presi come scorta perché se per caso le crostatine che avete visto prima finiscono altrove, lontano dalla mia cucina, almeno ho comunque la colazione, ho preso anche questi. Poi ho preso 1 litro di latte scremato della Carrefour, ve lo avvicino, è questo qua della marca supermercato. Questa è tutta la mia spesa. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.